17 anni, tutti i giorni passavo con questo tram e ho visto un signore su una panchina. La sua casa era sempre i sacchi di patate, di juta, la tela. E leggeva sempre un libro. E poi aveva quelle matite rosse da una parte e blu dall'altra, e zacchi, sottolineava. Io un giorno ho detto, ma scendo, vado lì e dico se ha bisogno di un caffè. Scusi signore, vuole un caffè? Questo, zitto. Io sono una persona estremamente timida, che poi si vince. Sai che sono quelle cose che senti qui dentro? Vedi che in quella persona che non dice una parola c'è una disperazione e una solitudine. Chi era questo signore che mi cambierà la vita? In questo senso, evidentemente. Era un medico. Era un primario di un ospedale del nord Italia. Cos'è successo che l'ha portato su quella panchina? La moglie del suo più caro amico sta molto male. La portano in quel pronto soccorso, lo rintracciano per telefono. Lui arriva a dire agli altri le condizioni di questa signora, c'era proprio poco da fare. Ma lui da quel momento che ha visto morire questa donna ha cominciato un'opera di autodistruzione, di colpevolizzazione, di auto proprio esclusione, lascerà quel paese perché la gente amava il suo dottore e non sapeva il dramma che ci stava dietro. Grande osservatore, da quella panchina vedeva il bar di fronte nel controviale dei giovani che entravano e che uscivano, usavano le anfetamine, si drogavano in quel modo in quegli anni. Lui mi disse, Luigi, io sono stanco, sono vecchio. Io ho 17 anni, adesso poi verso 18, io vorrei fare qualcosa per questi ragazzi. Lui morirà 5 mesi dopo, poi prima da solo e poi tempo dopo con altri amici. Nasce una storia di presenza sulla strada proprio per dare una mano a quelli che fanno più fatica. La strada, i poveri, gli ultimi, le comunità, l'accoglienza, l'unità di strada, tutto questo lavoro che continua, che è fondamentale. Ma mi sono chiesto che cosa si poteva fare di più, che cosa si poteva fare di più. E allora nasce Libera.